Riforma pensioni, la press Rizzetto, rivisitare LA legge Fornero Walter Rizzetto. Dopo 5 anni di attività nella commissione lavoro della Camera, in cui ha avanzato anche diverse proposte ed emendamenti in tema di pensioni, prova a ritornare a Montecitorio candidandosi nelle liste di Fratelli d'Italia. Italia Oggi riporta alcune sue dichiarazioni, come quella in cui sostiene la necessità di rivisitare completamente la legge Fornero. Un intervento che deve concretizzarsi in una «controriforma del mercato del lavoro che vada a bonificare le situazioni allucinanti che la legge Fornero ha creato, dagli esodati alle pensioni opzione donna». Sappiamo inoltre, per quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook che ha fatto negli ultimi 5 anni, che Rizzetto è favorevole alla quota 41 per consentire ai lavoratori precoci di andare in pensione dopo 41 anni di lavoro indipendentemente dall'età anagrafica. Berlusconi pensa a giovani e anziani, il settimanale che ha seguito Silvio Berlusconi per un'intera giornata in questa campagna elettorale, e nel nuovo numero del periodico uscirà un'intervista al presidente di Forza Italia. È stata diffusa un'anticipazione. L'ex premier ha spiegato che sta notando come i giovani sono preoccupati dalla mancanza di lavoro e gli anziani dalle pensioni troppo basse. Ma ha anche osservato che tutti si dichiarano molto contenti di quei provvedimenti che assumeremo immediatamente una volta al governo. Per esempio, faremo ripartire la crescita grazie alla flat tax, che significa meno tasse per tutti e nessuna tassa per i ceti più deboli, garantiremo agli anziani una vecchiaia serena portando le pensioni minime a 1000 euro per tutti, anche per le casalinghe e per le nostre mamme, che si sono sacrificate per tutta la vita. Il rebus irrisolto su opzione donna Orietta Armigliato, in un post sulla pagina Facebook del comitato Opzione Donna Social, fa notare che tutte le principali forze politiche hanno inserito nei loro programmi elettorali la misura dell'opzione donna, ma, così, too court, senza declinarne nelle caratteristiche, nei requisiti. Facile, nessuna fatica, nessuno studio di fattibilità né alcuna attenzione ai temi di genere, ma, indubbiamente, molta presa specie mediatica, per una misura che ha un nome e un cognome conosciuto. E questo è certamente un problema, perché se all'esigenza di flessibilità pensionistica per le donne si risponde inserendo nei programmi il nome di una misura senza fornire dettagli, non si può aver contezza che davvero ci sia una volontà a fare in modo che la misura possa essere annoverata fra le tipologie di pensionamento fruibili per tutte. Inoltre, segnala Armigliato, così non si fornisce risposta ai problemi della disparità di genere e della valorizzazione del lavoro di cura. Rossi spiega l'obiettivo di LeU: la campagna elettorale di Liberi e Uguali prosegue sul territorio e ad Avellino è arrivato Enrico Rossi, dirigente nazionale della formazione di Piero Grasso. Secondo quanto riporta Irpinia24.it, il presidente della regione toscana ha spiegato che l'obiettivo non è solo quello delle elezioni del 4 marzo, noi vogliamo portare in Parlamento un gruppo di deputati e senatori che rappresenti le nostre idee, ma abbiamo anche l'ambizione più grande di ridare al paese una sinistra. Ci muove l'idea di lottare contro le disuguaglianze, partendo da quella sociale che cresce sempre di più, con il lavoro che mancano o è precario, gli stipendi che non sono adeguati e le pensioni che sono un miraggio. Vogliamo essere il partito del lavoro e nelle nostre battaglie politiche vogliamo concentrarci su come ricostruire un sistema di diritti che superi l'attuale liberismo bel mercato del lavoro. È lei richiesta di CONAPU ai partiti in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Il sindacato CONAPU chiede ai partiti in campo un impegno formale per i vigili del fuoco. Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato autonomo, in una nota inviata ai leader delle forze politiche, fa presente che ancora il trattamento retributivo e previdenziale dei vigili del fuoco è inspiegabilmente e notevolmente inferiore a quello degli appartenenti agli altri corpi dello Stato.